Salve a tutti e ben ritrovati. Archiviata la dura fase di maltempo che ha colpito tutta la penisola, infatti l'Italia è stata sferzata nei giorni scorsi da piogge a tratto pluvionali e anche da fortissime raffiche di vento. Poi in questa settimana avremo invece il ritorno del maltempo, ma in condizioni più lievi rispetto a quello dei giorni scorsi. Si apre ancora una volta la porta atlantica che favorirà l'arrivo quindi di correnti instabili da ovest verso est, maltempo diffuso sul nostro paese, compresa anche la Puglia, che vedrà l'arrivo di condizioni decisamente più autunnali, le prime della stagione, con l'arrivo sia di piogge e anche di un calo termico concentrato in alcuni giorni. E poi per la Puglia arriverà anche un'ondata di vento. Vediamo quando, iniziando proprio dalla situazione attuale. Vedete, questo è il cavetto instabile che sta per colpire anche la nostra regione con piogge che arriveranno nelle prossime ore. Poi migliorerà a metà settimana prima di un nuovo peggioramento che ci interesserà a partire dal fine settimana, proprio da venerdì. Vedete, l'ennesima saccatura atlantica che si approfondisce proprio sul Mediterraneo e porterà anche maltempo. Questo è l'accumulo delle piogge previsto fino a venerdì sera. Vedete una colorazione che interessa praticamente tutta l'Italia, con piogge più abbondanti sul versante tirrenico, tra Lazio e Campania. Ancora una volta attenzione alla Toscana, che vedrà ancora piogge abbondanti nei prossimi giorni, e vedete anche per la prima volta durante questa stagione un coinvolgimento più diretto anche della Puglia. Infatti le piogge sulla nostra regione arriveranno già a partire dal pomeriggio ed in serata, a cominciare dal Foggiano, con precipitazioni che poi nel corso della notte interesseranno anche il resto del territorio regionale. Si tratterà di precipitazioni moderate con ventilazione che si manterrà per le ultime ore, prevalentemente le quadranti meridionali. Nella giornata di oggi avremo temperature che saranno ancora leggermente al di sopra della media, con picchi massimi tra i 22 e i 24 gradi centigradi. Ma nella giornata di domani, mercoledì 8 novembre, ci aspetta una diminuzione delle temperature con valori massimi che non andranno oltre i 20 gradi su gran parte del territorio pugliese. Piogge che interesseranno il territorio regionale soprattutto tra mattina e pomeriggio. Nella tarda mattinata già comincerà a migliorare a partire dal Foggiano, mentre resisterà la pioggia fino al pomeriggio sul Salento ed il Brindisino. Domani i venti ruoteranno dai quadranti settentrionali e farà più fresco soprattutto durante le ore al primo mattino e durante le ore serali. Infatti nella giornata di giovedì 9 novembre avremo temperature minime che per la prima volta segneranno anche in pianura valori ad una sola cifra, specie sul Foggiano. Si scenderà al di sotto di 10 gradi localmente anche su Gargano, su Appennino ed in Valle d'Itria. Per quanto riguarda le massime invece non subiranno variazioni rilevanti, ma sarà un miglioramento soltanto temporaneo, perché come detto poc'anzi arriverà venerdì un nuovo peggioramento che interesserà sempre a partire dalle ore pomeridiane gran parte della Puglia, cominciando dal Foggiano, con piogge e locali rovesci che pian piano si estenderanno entro le ore serali anche al resto del territorio regionale. Ma venerdì, oltre alla pioggia, attenzione al vento che tornerà ad essere forte, con raffiche fino a 60-70 km orari dai quadranti occidentali, quindi forti raffiche di libeccio che poi appunto saranno il preludio del peggioramento che interesserà tutto il territorio pugliese. Anche nel prossimo fine settimana avremo altri spunti instabili e io vi aspetto quindi sabato per tutti gli aggiornamenti. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.